quindi ragazzi, eccoci in partita. Piccola premessa: da novembre è arrivato fra noi vita universitaria di Sims 4, il suo bel quartiere, bello largo, bello pieno di spazi percorribili. E beh, ha aggiunto una piccola dinamica: le biciclette. Ora è facile per i modder ritesturare le bici e fare in modo che si abbiano diversi mezzi di trasporto. Abbiamo visto i cavalli, abbiamo visto i quad, abbiamo visto le moto. Oggi ragazzi vediamo le auto. Ragazzi, questa mod, vi lascio ovviamente il link in descrizione se volete scaricare le auto, ci permetterà di andare in giro in auto. E io ho paura, perché ricordate, vero, come erano belli i cavalli? Voglio vedere cosa succederà oggi. Per farlo, ragazzi, e secondo me parte il video disagio, partiamo ovviamente dalla modalità compra e costruisci. Togliamo un po' di cose, la cassetta delle lettere, vabbè, la mettiamo qua. E facciamo un bel parcheggio. E voi direte, perché il parcheggio? Perché sì. Bisogna fare i parcheggi, ragazzi. E che fai? La metti in doppia fila la macchina? Non mi sembra il caso. Potrei fare anche le strisce, eccetera, ma non lo faremo. Direi che andiamo invece sul mostratutto e prendiamo un po' di auto, quelle belle, 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 quelle che vedremo ora in azione. Non vedo l'ora, ragazzi, perché non l'ho provata. La sto provando con voi e... davvero, sarà bellissimo, io lo so, me lo sento. Ed eccole qua, che costano una sfracca, in realtà no, semplicemente la mia sim in questo caso è poverissima, quindi Modern Load. Ovviamente ragazzi potrei anche fare un catching tattico che ti dà solo 1000 simoleon, ma sapendo quello che sto per fare probabilmente dovrò ripagare i danni di tutta la città, quindi ho preso 50.000 simoleon per portarmi avanti. E vediamo un po' le auto. Questa, ovviamente ragazzi, le troviamo in vari colori: rossa, blu, giallo, verde, nero, bellissima. E poi abbiamo anche, ovviamente, la station wagon, rossa, blu, verde, gialla, viola, marrone, rosa, nera, bianca e rossa. Tanti colori, mi piacciono. Io le prenderei entrambe, tipo questa la prenderei così. Non so perché, ho come la sensazione che io la guida... darò tanto marrone a questo scenario, secondo me. Quindi per portarci avanti lo facciamo. Scherzi a parte ragazzi, notare però che sono texturizzate davvero bene. Mi piacciono come oggetti. Abbiamo anche i sedili un po' consunti, se vogliamo un po' usati, vedete. Non è nuova fiammante. Questa cosa mi piace, mi piace. Mentre questa sì, sembra un pochino più nuova. Mi piace questa roba. E direi ragazzi però di non cincischiare e andare. Prendiamo la macchina color meraviglia e direi che viaggia. Va in giro in bicicletta. Rinomina la bicicletta. Ok. Come chiamiamo la macchina? Non lo so. Sapendo che non so guidare bene su Sims 4, sapendo che probabilmente sbatterò dappertutto, direi che possiamo fare una piccola citazione alla Disney. Li chiamiamo Child e Chop. E Chop, perfetto. Non metto Chip, metto Cid. Metti caso che devo chiamare l'assicurazione. E andiamo avanti, perfetto. Vai in giro in bicicletta. Ho paura, ho paura. Sappiatelo. Mentre il cavallo era gestibile, era piccolo, andavi in giro per Strangerville, eccetera. Con le macchine, guardate un po', è grande, un oggetto ovviamente grande. Quindi vediamo un po' che succede. Cid e Chop. Sì. GTA 5 proprio. Anzi, GTA 5 a quanto pare esce nel 2021. Così voci di corridoio ci dicono che sgommata è. Ma che te certo. Nel ponte, ragazzi. Sì, 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 sì. Olè! Bella lì che stai ancora viva. Bella lì. Sì. Brum brum. Brum brum a tutti. L'aiuola è bella. Così le sgommate. Proprio sì. Fast and Furious. Più Furious che Fast. Però lo accettiamo tutti. Ed è bello, ragazzi. Vediamo in azione le auto su The Sims 4 in qualche modo. Cosa che in realtà vediamo tutti i giorni, perché le auto di default passano. Ovviamente qua l'abbiamo in maniera attiva. Se anche... beh,
Niente. Sì, diciamo che qua ce l'abbiamo in maniera attiva e che... Oh, quanto so che sei per essere messo sotto, caro il mio ragazzo. No, invece no. Niente, ha fatto una manovra, brum brum, pem pem, e niente. Notare anche il rumore, però, dell'auto. Ok, vedete che quella era un'auto di default. Che in teoria, non so perché, al brutto vizio, guardate un po' ste auto di default, maledette, che mi vanno nelle corsie giuste. Ma quando mai? Ma è così fuori moda andare nella corsia giusta, raghi. C'han così, mezzo ponte, mezzo auto. Cioè, sapete, no? Quando poi magari ha problemi l'auto, la portate dal meccanico, e il meccanico dice, c'è un problema al ponte dell'auto. Esatto, qua abbiamo il problema al ponte dell'auto e anche al ponte di Brightchester. Il quartiere ti dà il benvenuto, io spero di non dover andare a salutare i vicini con l'auto, perché conoscendoli probabilmente farebbero una brutta fine, ma non credo sia così. Però, bello. Poi ragazzi, la gente si lamenta e dice, però il parcheggio piccolo, e però gli spazi piccoli, c'è sempre una Smart. E no, qua vi sbugiardo. Vedete che anche la station wagon può darci tante soddisfazioni, ragazzi, e voi non mi credete, invece guardate un po'. C'è anche il battello che suona. Ma non tanto per salutarci, per dirci dove stai andando. Cioè, nel senso, puoi cambiare, grazie. Stiamo salutando i vicini. Fermi che andiamo a parcheggiare l'auto. Salve. Finito il giro. Sì. Sì. Ovviamente c'ha il tettuccio apribile. In qualche modo. Mettiamo il cavalletto all'auto e andiamo a salutare i vicini. Ciao, invita i vicini ad entrare. Grazie. Oh, facciamo un po' di cose belle, dai ragazzi, su via, abbiamo riso, abbiamo scherzato, però adesso è il caso di fare le persone serie, Che dite? Vai in giro in bicicletta, ciao vicini, grazie per la torta, io vado, signore, signore, vada via, si è salvato in corner, Ekram Eldberry ha rischiato tanto, ecco, fa bene ad entrare a casa, parli con gli altri vicini, grazie per la torta, alla frutta gourmet, però, esatto. Lui no, niente. Addirittura è quando, per dire, proprio il pedone si medesima nell'auto, in questo caso col colore del maglione. Sì, è tutto un tutt'uno. Brum brum, oh, mo va la sfida con le biciclette, vada, vada. Salve, c'è anche lei, sì, la seguiamo. Vai, vai, vediamo un po' dove va la nostra sim. Gira un po' in realtà all'ultimo minuto. Sembra quasi che voglia andare da una parte e poi va dall'altra. Perché è un po' un gameplay a sorpresa. Tipo, sarebbe troppo scontato capire dove vuole andare. Invece no, all'ultimo minuto gira, un guizzo, così. Fast and Furious. Ciao, sì, caliente sicuro. Però anche meno. Qua ovviamente si va in montagna. Qualcuno ha detto montagna, qualcuno ha detto questo pedone schiacciato. Ciao Marcus. Ok, quando vuoi un espresso e non hai tempo, e lo vuoi proprio espresso, tipo entri nel ristorante o nella caffetteria pur di averlo, in realtà è un negozio di scarpe. Vabbè, in effetti quest'auto sta facendo le scarpe a tutta la città, ragazzi, in qualche modo tutto torna. Quindi c'è un significato, c'è della lore, c'è... Cosa sto vedendo? E c'è comunque il perché di tutto e bello. Salve signora, grazie per la torta, Angela Bartolini. Guarda, fidati che già con la festa avevo tirato un pacco. Ma oltre a quello, salve signora 2, perfetto. Sì, salve sim di copertina. Ecco, adesso tu sei diventato, ti ha appiattito insomma, esatto. Ora puoi fare davvero la sim di copertina, proprio spianata. Ma dicevamo, quindi... Noi andiamo a giro, brum brum, pen pen, gnem gnem. Ragazzi, questa è la vita in auto, a Brightchester. C'è chi ovviamente vuole, anche in onore dell'ecologia, che sta per arrivare, comunque utilizzare dei mezzi abbastanza ecologici come le bici. C'è chi invece utilizza le auto, e ben venga. E per il resto niente, diciamo che c'è un po' di traffico, o meglio c'era il traffico, perché in realtà io sospetto che qualcuno abbia fatto una soffiata e abbia detto guardate che c'è la signora Camilla a giro, mi raccomando non uscite, cioè nel senso evitate i marciapiedi e camminate sulla strada. Infatti, come vedete, lei è furba. E lei è furba, Mele. È venuta da Sulani e ha detto, oh, a chi? Sarò anche un pesce lesso, perché lei è sirena. Sarò anche un pesce lesso, però ho capito come va qua la situation. Cioè, nel senso, tu hai la macchina e vai sul marciapiede, mo ti frego. E allora cammino io in strada e la macchina sul marciapiede.
Quindi sì, è un po' al contrario, però la sirena a me è furba, a me è tanto furba, mi piace, è intraprendente. E quindi sì, d'ora in avanti a Brightchester, se volete ovviamente avere a che fare con Ti prego vai nella strada, e fuori due, perfetto. Dicevamo, ovviamente questa qua ragazzi, altri due o tre volte che la vediamo e si può faxare direttamente. Ma per il resto, sì, diciamo che la gente non tutta rispetta la viabilità di Brightchester, che comunque è all'avanguardia, è diversa. E quindi qua a Brightchester si va in auto sui marciapiedi e a piedi sulle strade. Qualcuno lo fa, qualcuno ha il rispetto per la segnaletica stradale, ma quanto siete mainstream, signori, non si usa più. Quest'auto potrebbe essere utile rispetto a tante dinamiche, che so, volete fare un gameplay un po' più trasgri, vabbè, allora fate la carriera criminale, allora dite vabbè, sai che c'è un sim dell'unità familiare, diamo la macchina, così io vado a fare le cose brutte e lui fa il palo. Esatto, con questa macchina si può fare anche il palo, la ringhiera, mezzo ponte, mezza gente, mezzo tutto. E comunque c'è anche da dire che in effetti sono felice di vedere questa cosa qua, perché comunque le auto ovviamente sono una richiesta molto forte della community e sono contento che abbiano messo la mod, perché comunque è un contenuto che si chiede con ogni mezzo, e in questo caso questo mezzo è mezzo, cioè proprio mezzo, vedete, fa tutto in mezzo, sì, passa in mezzo. Detto ciò ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Sono stato molto felice di aver provato le auto, ero molto curioso, volevo vedere in realtà la dinamica. Scherzi a parte, ora a prescindere vabbè dal video scherzoso eccetera, ovviamente è bello vedere le auto su The Sims 4, sono un contenuto che manca, lo sappiamo, che chiediamo da tanto tempo. Non so, io ho sempre escluso la possibilità che venissero implementate per una questione del fatto che manca l'open world, e ne abbiamo parlato tante tante volte. Quindi non so se mai arriveranno su The Sims 4 e spero che quelle che arrivino non le evitino e soprattutto vadano nella direzione giusta. Però comunque fa comunque un certo effetto. Personalmente vedere l'auto in The Sims 4, se anche si muove un po' così, è bello, non ve lo nego. È sicuramente una cosa che forse farebbe piacere a tutti, venisse implementata davvero nel gioco base. Speriamo, non è dato saperlo ragazzi, The Sims 4 ha tanto tempo ancora di sviluppo, siamo ancora all'apice, anzi, in realtà ragazzi, ora, come avrete notato, si è aperto il periodo in cui arriva quello che non ci aspettiamo, e perché no, magari cercheranno anche di completare il gioco aggiungendo queste feature che in tanti chiediamo. Quindi ancora è troppo presto per cantare vittoria, però al momento ci accontentiamo di vedere un'auto un po' a metà e ci divertiamo così, dai, meglio di niente.